Ti è andata bene? È stato rinfrescante. Tu hai tutto quello che un uomo possa desiderare. Ed eccoti qui a vagare nei boschi insieme a me. Sono serio, ma che t'hai preso? Non lo so. Come disse John Muir, a volte un uomo deve prendere una pagnotta, buttarla in un sacco e scavalcare la staccionata. Ah, oh, certo, ho capito. La vita è un po' troppo perfetta dentro la staccionata, eh? No. Ah, t'ho capito, Bryson. Sei come un animale in gabbia. Vuoi tornartene nella foresta, in libertà? No, non è così. No, è così per forza. E tu perché sei venuto? Oh, immagino perché non mi andava di trascorrere il resto della vita in galera. Cosa? Ah, niente di grave. Un paio di mandati di comparizione a cui non mi sono presentato. Roba così. Sì, ma non è roba da cui si può scappare. Veramente si può e come? Sempre lo stesso vecchio Steven, sempre in fuga. Ah, davvero? Senti chi parla. E tu invece? Ripetimelo, dai. Perché siamo qui? Non mi pare che avessi di meglio da fare. Se non ricordo male, mi hai supplicato di venire. Ti ho supplicato di venire? Te l'ho chiesto! Sai cosa mi fa morire da ridere, Bryson? È quanto tutto nella tua vita sia diventato prevedibile. A cominciare dalla Volvo. Beh, c'è ancora qualcuno che evolve mentre gli altri sprecano la loro esistenza. Ma dai, guardati. Dopo tutti questi anni sei ancora in blocchi di partenza. Ehi, Bryson, tu sei felice? Che cavolo di domanda è questa? Una domanda parecchio importante, direi. Perché tu saresti felice? Io credo. Wow. Le Smokies.